settima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D, girone di recupero della giornata con l'infrasettimanale che si gioca all'Immergans Stadium Levantini di Lentigione. Presenti le formazioni del Lentigione in completa tenuta bianca contro l'Imolese tenuta rosso, numero 9 Raffini, che è il capocannoniere della formazione dell'Imolese. Inizia l'incontro in questo momento. Brandi entra nella di rigore, il suo traversone coglie poi in controtempo tutti dalla porta opposta, non può recuperare Mattiolo. Offensivo lo schieramento dell'Imolese, che ha due esterni molto d'attacco che sono Gasperò. Attenzione, Gasperini, Cincischia, poi è Brandi, il suo tiro e c'è il gol dell'Imolese, minuto numero 17. Scusa, c'è ancora Gasperoni che entra in area, il tiro questa volta, però il pallone viene neutralizzato bene da Gasperini. Aria complice anche l'ottimo. Attenzione ora a Alessandrini, che però mastica un po' il pallone e questa conclusione lo veicola sulla destra per Alessandrini, che effettua un traversone, la girata di Babbi non riesce. Attenzione a Pastore, il suo destro e la palla che termina tra le braccia del portiere. Cerca e trova Pastore che in area termina a terra, facendo di proseguire il direttore di gara. Dall'osso anticipato secco Melloni, Sabba cerca di lanciare Manzotti che stava andando verso la porta. Manzotti si stava proiettando, come al solito è una sua caratteristica quella di cercare di puntare la porta. Cartellino giallo, rosso per Elefante, che era già ammonito. Batte Sabba, pallone che però non si abbassa, in linea con Dall'Osso, di testa Dall'Osso, pallone comanda ancora dal solito Manzotti che cerca il suo destro e la palla termina il suo sinistro, anzi con la palla che termina fuori. Sandrini è terminato a terra, pallone spedito in fallo laterale e non c'è tempo. Finisce il primo tempo con il vantaggio dell'Imolese nei confronti del Lentigione. In fase di non possesso diventano, che lascia poi a Lombardi il suo traversone, la parata di Lopez Salgado. Parte Sabba, primo palo, respinge Lopez Salgado, nessuno che può raccogliere, deve attendere fuori dall'area Nappo, ripropone ancora e c'è il pallone che termina sull'esterno della rete. Nappo non ha lo spazio per il tiro, deve ancora dare ad Alessandrini il suo traversone, colpo di testa, fuori di poco. Abbastanza numerosi, tocco corto per Nappo. Sabba, il suo tiro, palla sul palo, palo interno, ancora Pastore penetra, lui cerca qualche compagno a cui appoggiarsi, lo trova in Sabba, l'opportunità di un altro tiro alla Sotera, questa volta il portiere riesce al minuto numero 21. Lo scambio con Alessandrini, ancora Sabba, il tocco di Nava, intelligente, attenzione, ancora c'è il tiro fuori. Bocchialini che cercherà ancora l'ennesima azione, ancora il traversone, questa volta la parte opposta e Nava arriva fuori tempo. Mettere lucidità nelle manovre del Lentigione, pallone ancora buttato nel mucchio, attenzione Pastore termina a terra, non c'è nulla, cercare di arginare, pallone che spiove, Salgado riesce a smanacciarlo, attenzione arriva Alessandrini, ripropone ancora, c'è il tiro rimpallato ancora da parte di Masetti, conquista del pallone con la possibilità per Garavini, questa volta in posizione regolare, attenzione ancora, è la grande parata di Gasperini e ora non c'è più spazio, finisce la partita, vince l'Imolese per 1-0, espugna il Levantini, prima sconfitta casalinga del Lentigione.